Ciao ragazze, se mi trovate ancora qui con la stessa maglietta, con gli stessi capelli è perché oggi avevo un po' più di tempo e ci tenevo a girare un video che volevo fare da un po', che riguarda praticamente i prodotti, no i prodotti, degli articoli diciamo di abbigliamento e di accessori che ho acquistato nel mese di agosto e nei primi giorni di settembre. Quindi partiamo subito, vi faccio vedere quelli acquistati un mese fa, cioè quelli che ho acquistato per prima. Allora, partiamo subito da quindi parte di questi acquisti sono stati fatti in saldo, sì, parte, forse una cosa sola. Allora, i pantaloni, ho acquistato questi jeans della marca Guess. Chiaramente l'ho acquistati perché, vabbè, perché era un modello che mi piaceva, perché altrimenti non me ne frega niente della marca. E sono dei jeans lavaggio scuro, sono stretti in fondo, quindi sono modello skinny. Scusate se mi sto praticamente uccidendo, ma per farvi vedere, ma non riesco. Sì, sono alta. Sono alta 1,71 m, quindi sì, sono lunghi i jeans. Sono della marca Guess e questi praticamente li ho acquistati sconto. E l'ho pagati chiaramente al 50%, perché altrimenti non l'avrei comprati. E venivano 109 euro, l'ho pagati 50 euro paccati, quindi qualcosa in più del 50% in realtà. E mi piacciono molto. E questi ancora non li ho messi perché diciamo che ho aspettato a metterli un po', perché sì, l'estate ha fatto diciamo un po' schifo, però ho cercato di utilizzare più cose estive possibili e comunque questi ancora non li ho messi, quindi sono ancora in tonsi. Altra cosa che ho acquistato, quella è l'unica cosa in saldo, perché il resto praticamente, a parte che io non so come facciano le altre, io in saldo non riesco mai, a parte qualche pezzo, non faccio mai affari, nel senso che tutto ciò che è in saldo non mi piace e tutto ciò che non è in saldo attira la mia attenzione, ma non perché non mi piacciono i saldi, perché spesso capita che magari quando mettono i saldi, questo capita specialmente nelle grandi catene, quindi che ne so, Zara, H&M. Zara è vero che non ci vado spessissimo perché non ce l'ho molto vicino, però quando vado, che ci sono già i saldi, vedo che le cose, a parte il fatto che da qualche anno hanno questa parte, mettono in saldo, chiaramente tendono sempre di più a mettere in saldo solamente una selezione di prodotti, e all'inizio specialmente dei saldi, quindi all'inizio di luglio. E quello che mettono a me spesso non mi piace. Devo dire che anche la moda di questo periodo, dell'ultimo anno, è una moda inizio anni 90 che a me onestamente non è che mi faccia impazzire in tutto. Cioè, anche in quello bisogna avere un occhio critico, quindi saper scegliere cosa ci piace e cosa non ci piace, cosa ci sta bene e cosa ci sta relativamente malissimo. Però a parte fatta questa parentesi lunghissima, volevo dire che non riesco mai ad acquistare le cose con i saldi, poche volte. Ho acquistato sempre fine agosto, non ricordo il giorno ma sarà stato intorno al 20, fine agosto, questa felpettina, questa l'ho già messa, ecco perché la vedete senza cartellino, questa felpettina di The Zenis, ecco qui, di The Zenis, della nuova collezione, e la scritta è di quelle carine che si possono portare praticamente con la spalla un po' scesa. Le maniche sono a tre quarti, hanno questo risvoltino che è fisso, però in realtà è cucito, stirato. E è così, carina, con i profili a orlo vivo, molto carina. E la scritta riporta la seguente dicitura: Diamonds are forever, boys are not. Quindi i diamanti sono per sempre, i ragazzi no. Era carina, mi piaceva proprio il modello, diciamo, a prescindere poi dalla scritta. Il modello mi piaceva e la scritta era spiritosa, quindi l'ho presa. Questa, non mi sbaglio, se non mi sbaglio, ma credo di non sbagliarmi, l'ho pagata 12,90 euro, quindi anche il prezzo mi ha tra virgolette stupito, nel senso che mi aspettavo che venisse sui 19,90, soliti prezzi di The Zenis, invece veniva un po' meno, quindi ho detto mi piace, costa anche un po' meno, perché no? Ok, poi vi faccio vedere questi accessori presi da H&M, anche questi nuova collezione ovviamente. Questi li ho pagati 3,99 euro, vabbè, ve lo so dire perché chiaramente ho mantenuto la scatolina perché sono pratici a tenerli così, in modo tale che li trovi anche subito. E mi sono piaciuti perché sono praticamente, questi punti luce sono sul rosa,
Quindi sono simili a questi, però sul rosa, forse qui con la luce un po' arancione si vedrà malissimo. Roselline bianche panna, più piccoline, e roselline color cipria rosa antico, più grandi. Questi lo utilizzate, ho utilizzato i punti luce, ho utilizzato le roselline grandi, quelle panna ancora non le ho utilizzate. E comunque sono carinissimi, certo non sono di qualità, però nel senso nel momento in cui l'ho acquistato lo sapevo. E, però sono molto carini, l'effetto poi sull'orecchio è molto molto carino, specialmente quando magari si portano i capelli legati che si vede bene. Che si vede bene praticamente la rosellina. Questi carini, 3,99. Dopodiché ho acquistato questa collana. Questa l'ho acquistata nelle praticamente bancarelle. Nelle bancarelle vicino alla città in cui vivo, San Benedetto del Tronto, che è una città praticamente turistica, balneare comunque, e ho acquistato praticamente questa collana. Questa l'ho pagata 10 euro, sì. Ha la catena qui nera, qui si può chiaramente allungare perché c'è il laccettino. E i colori sono, qui si vedranno chiaramente, mi scuso, ma si vedranno comunque male perché c'è questa luce che è falsata. Comunque i colori sono questo rosa cipria molto chiaro, la prima fila, poi c'è questo rosa intermedio che è tipo un fragola spento. E poi c'è questo colore scuro che è tipo un magenta spento. Sono comunque colori spenti, appunto perché sono già autunnali. La signora che me l'ha venduta mi ha detto: "Ah, signorina, quelle che sta vedendo sono tutti i nuovi arrivi." Effettivamente c'era scritto nuova collezione, vabbè, nel senso nelle bancarelle fa un po' ridere, però magari tendono anche loro, diciamo, a fare così. Ed è molto molto carina. Ovviamente qui non si vedrà niente perché c'è anche la scritta, però è molto molto carina. Questa ancora non l'ho messa perché i colori sono un po' autunnali, quindi ho aspettato, ma penso che tra qualche giorno si possa assolutamente mettere, o comunque sia, avrò modo di metterla. Bella, mi è piaciuta. E veniamo agli ultimi due pezzi che ho acquistato più di recente, settimana fa da H&M, quando sono andata, e questi hanno ancora il cartellino perché non li ho ancora indossati. Allora, ho acquistato, niente spese pazze, assolutamente, qualche, veramente pochissime cosine. Ho acquistato a 4,99 questa canotta. Sì, il colore è un rosa cipria leggermente grigino, un po' spento. Questa canotta che è lunga, quindi rimane bene sui fianchi, copre il sedere, la parte davanti, quindi mi piace perché riesce a coprire bene per questo. E io queste le utilizzo tantissimo da mettere per esempio vicino alle maglie, alla maglia che vi farò vedere, ma anche sotto la maglia che vi ho fatto vedere prima, la felpetta. Queste qui un po' larghe, mi piace avere un qualcosa sotto che mi copra, anche perché utilizzo tantissime leggings e utilizzo tantissimo i jeans dei jeans che hanno un tessuto molto molto leggero, che sembrino quasi dei leggings, cioè mi piacciono molto, da un paio d'anni a questa parte li utilizzo molto. E quindi queste canotte le utilizzo proprio all'impazzata. E questa qui è molto carina, insieme a quella, da mettere insieme a quella, ho preso questa felpetta, sì, è sempre grigia. Era tanto che non compravo cose proprio grigie, però sì, ho passato dei momenti in cui compravo solo grigio, invece adesso è tanto che non prendevo più niente. Anche questa qui in taglia M, 14,99, è una felpetta, maniche sempre a tre quarti, ecco qua. Queste, a differenza dell'altra, sono delle maniche un po' larghe, a tre quarti, un po' larghe, finisce abbastanza corta rispetto all'altra, ecco qua, e ha tutte queste praticamente applicazioni di questi chiaramente diamanti veri e dell'oro, diciamo, brunito. Vi faccio un attimo vedere anche l'interno se sono cucite, sì, e la cosa buona anche è che queste cose sono cucite, si vede, quindi non sono praticamente incollate. E questa qui, 14,99 euro, mi è piaciuta per lo stesso motivo per cui mi è piaciuta l'altra di The Zenith, sono molto carine. Certo, questa magari è un po' più, quella è un po' più sportiva, diciamo.
E questa qui invece avendo questi strassetti così leggermente più importante, se vogliamo chiamarla così, chiaramente. E poi è carina perché non è bisogno di mettere collane o altro, perché già queste applicazioni fanno già tutto. E questa anche mi è piaciuta, anche il prezzo, 14,99, insomma, si poteva fare sicuramente per questo prezzo. E niente ragazze, queste sono tutte le ultime cose che ho acquistato. Non ho acquistato molte cose, infatti mi sto iniziando sinceramente a preoccupare. No, a parte gli scherzi, sono cosine che mi sono piaciute. Devo dire che adesso la moda diciamo che non mi sta piacendo tantissimo. Sono molto 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 critica in questo, quindi non acquisto molto, anche perché non è che sono molto spinta ad acquistare, perché non ci sono cose che in realtà mi attirano molto. E quindi niente, sarà contento il mio portafoglio, sicuramente. Ciao ragazzi, io vi saluto e al prossimo video, spero che vi sia piaciuto. Alla prossima, ciao!